C'è anche Gianluca Fusilli in corsa per la carica di sindaco di Pescara, già consigliere in comune e deputato PD, e oggi nel Comitato Nazionale di Italia Viva. E sarebbe stato proprio il leader Renzi a dargli la spinta decisiva, tra le tante, per la sua discesa in campo alle amministrative dell'8 e del 9 giugno prossimi. La spinta decisiva me l'hanno data i tanti amici di Italia Viva che credono in questo progetto. Certo, Renzi è uno di quelli. A sostenerlo la lista Stati Uniti d'Europa, piattaforma di Italia Viva e Più Europa, alternativa alla politica dei veti per una democrazia dei voti. Proviamo a mettere in campo la democrazia dei voti e non quella dei veti, come hai ben detto tu. E soprattutto noi crediamo che per amministrare una città non lo si possa fare con i ricatti ed i pregiudizi. Lo si fa incontrandosi sulle idee e non scontrandosi sulle ideologie. L'offerta di Fusilli... Ma guarda, la lista è Stati Uniti d'Europa, è una lista di scopo per costruire un'Europa che non si occupi più della dimensione degli scampi da pescare, ma si occupi di politica industriale, ambiente, difesa, politica estera. Noi vogliamo fare una lista di scopo anche a Pescara, perché crediamo che l'offerta politica in campo non esaurisca la Pescara che verrà domani, e quindi proponiamo anche le nostre idee, consapevoli del fatto che non rappresentiamo il tutto ma solo una parte. Qual è l'obiettivo per l'8 e il 9 giugno prossimi? L'obiettivo è di essere rappresentati in consiglio comunale e di vincere, ma anche di convincere con le nostre idee.